Benvenuti in questa nuova edizione con TG10.it. Diamo lettura delle notizie di oggi, sabato 17 ottobre 2015. Si è svolto giovedì 15 ottobre scorso un incontro tra il presidente del comitato di quartiere di Sette Farine, Salvatore Terlati, e l'assessore alle politiche comunitarie e alle attività produttive del comune di Gela, Chetti Damante, al fine di evidenziare e risolvere alcuni disagi che sta vivendo il quartiere di Sette Farine. Diverse le questioni affrontate, come il cattivo servizio di viabilità urbana per il collegamento con il centro storico e le sedi scolastiche, i ristagni dell'acqua piovana che causano seri problemi per l'igiene pubblica, i ripetitori di telefonia mobile che causano interferenze con le antenne TV degli abitanti del quartiere e la messa in sicurezza del cavalcavia che si presenta in uno stato di totale abbandono. Il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, avendo esaminato la grave situazione venutasi a creare a seguito della paventata chiusura dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Gela, invita l'amministrazione comunale in primo luogo e le istituzioni in indirizzo ad attivarsi per evitare l'impoverimento del territorio di Gela dal punto di vista della riduzione dei servizi e le conseguenti ripercussioni sui cittadini e i lavoratori del settore. Come categoria professionale ci rendiamo disponibili, dice il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, a dare il nostro contributo affinché si individui una soluzione che impedisca il ridimensionamento dei servizi attualmente presenti sul suo territorio, nella considerazione che nel contesto nazionale permangono altri uffici territoriali di città di dimensioni inferiori. A distanza di 3 anni il comune di Gela torna a reclamare 4 nuove farmacie al servizio del territorio. Il sindaco Domenico Messinese ha confermato l'individuazione delle sedi farmaceutiche al Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla salute. L'ufficio potrà procedere alla definizione del concorso straordinario per l'assegnazione complessiva di numero 222 farmacie in Sicilia. Le aree identificate a Gela sono Sette Farine, Margi, Via Butera e Marchitello. Quest'ultima area è stata spostata più ad ovest in conformità ai pareri dell'ASP di Caltanissetta e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti. Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha emanato un nuovo bando pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione all'esame finalizzato al conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore su strade di merci per conto di terzi in ambito nazionale ed internazionale e per l'esame integrativo internazionale. Si tratta della seconda sessione di esami relativi all'anno 2015. Per quanti interessati a sostenere l'esame e per maggiori informazioni basta collegarsi al nostro sito all'indirizzo www.tg10.it oppure sul sito istituzionale dell'ente www.provincia.caltanissetta.it. L'istanza deve essere fatta per venire a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 11.30 del 26 ottobre prossimo. Si terrà oggi e domenica 18 ottobre a Caltanissetta, nei locali di contrada Cani Cassè, l'Assemblea dei Testimoni di Gela. Il programma avrà inizio alle 9.40 e terminerà alle 16. Il tema è Imitiamo la loro fede. L'ingresso è libero. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è rinviato alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro sito all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione prestata, alle prossime edizioni.